Bene, pronto per la sfida di 24 minuti a Spa? Allora, vedendo la miniatura credo si tratti di prototipi, come avevo detto. Quindi ho pensato, come prototipo, uno dei miei preferiti, ovvero la 787B della Mazda. Dove è la Mazda? Asia Pacifico, sì. Ok, eccola qui. Vediamo quanti crediti. Se non sbaglio era sui 5 milioni in GT5. Qui non so, forse un po' di meno. Mi sembra che i crediti siano, cioè, i prezzi siano calati. Soprattutto delle auto più costose. Eccola qui, sì, infatti solo, tra virgolette, 2 milioni e 100. Cosa c'è dopo? Ah, c'è la 787 Stealth, ma preferisco questa. Originale. Se adesso se si sente il motore rotativo. Quando ci salgo. Vediamo un po'. Fantastico. Uno dei miei suoni preferiti. Alcune volte mi fermavo ad ascoltarlo. Ripeto, la miniatura fa vedere dei prototipi, poi se non ci saranno quelle non lo so, magari non sarà tutta di prototipi la griglia di partenza, ma mi aspetto le Pescarolo, la Minolta, GT1, mi aspetto quelle, io in effetti 750 è inferiore, ne ho 6, 7, 8, devo ricordarmi, essendo col meteo variabile, di acquistare anche in questo caso le gomme da corsa, le gomme da bagnato estremo. Magari rimarrà sempre il sole. Ecco, infatti, Minolta, Pescarolo, le Nissan R92, R89, la Peugeot 905. Sì, comunque sono tutti prototipi, tranne forse la Mark 4. Allora, vediamo un po'. Gomme da bagnato pesante. Acquista, però non voglio utilizzarlo, così mi monta le dure. E poi anche in questo caso aumento di un pochino, portiamo la 700, 695, un pochino la deportanza anche, ecco, piove già, quindi umidità tracciato 60%, nulla, devo partire con le gomme da bagnato pesante, altrimenti tolgo il TCS, vediamo un po' cosa si combina. Spa la conosco abbastanza bene, ma con quest'auto può succedere veramente di tutto. Gli interni sono stupendi, se sono come quelli di Gran Turismo 5. Ha anche una bella visuale. E se non sbaglio, sì, anzi non sbaglio, l'avevo utilizzata per la 24 ore a Sarté in GT5. Tutta con guida interna, anche in quel caso lì. Anche perché anche con la pioggia si guidava bene. Ah, ecco bene, ho montato le gomme da bagnato e ovviamente smette di piovere. Wow.
Io vado subito ai box e monto le gomme da corsa dura adesso perché... Wow, credevo mi avesse già preso il... Ok, intanto la l'umidità sta diminuendo pesantemente, quindi... sperando che non ricominci a piovere. Questa gara la vedo difficile. Ricomincia di nuovo a piovere, però uffa.
Ho tentato un sorpasso impossibile. Tra l'altro vedo che il distacco dal primo non diminuisce. Ma parecchio incontrollabile, me la ricordavo un'auto totalmente diversa. A mio parere c'è qualche bug nel... nel grip, perché nonostante ci sia lo 0% di umidità, sembra di guidare sull'acqua. Cioè, oltre a essere difficile da gestire in... in potenza, non frena nulla, e quindi è quello che mi dà l'idea che ci sia un grip da bagnato, nonostante in pista ci sia lo 0% di umidità.
È ricominciato a piovere, provo a montare ancora le gomme da corsa dure e vedo cosa succede. Anche se questa gara è veramente un terno al lotto ormai. Vedo che l'umidità sta aumentando di nuovo. Non so come andrà a finire. Thank you.
Ma maledetta. Bene, adesso sono primo, ma se non smette di piovere, il brutto tempo mi frega. Forse sta diminuendo. Se smettesse veramente di piovere e calasse l'umidità sul tracciato, avrei qualche speranza. Credo che sia questo giro e poi un altro al massimo. Comunque, come avevo detto prima, a mio parere c'è un bug sul grip, perché in questo momento l'auto sta tenendo molto bene, nonostante io sia con le gomme da corsa dure e ci sia stato fino al 25% di umidità. Invece nel pit stop precedente, che ero sempre con le gomme da corsa dure e 0% di umidità, il grip era totalmente nullo, sembrava di guidare sull'acqua. Quindi c'è proprio qualcosa che non funziona, perché in effetti l'auto sì, è potente, senza controllo di trazione e tutto, ma dovrebbe essere un problema in accelerazione, non in gestione, in frenata. Quindi in questo momento mi ci sto trovando bene. Sempre da trattare coi guanti, però riesco a controllarla. Prima invece no. Quindi all'inizio la gara è stata un po' uno sfacelo, ma segnata dalla troppa variabilità e anche dal fatto che, ripeto, secondo me c'è un bug nel grip, per quanto riguarda il grip. Ah, brutta, brutta. E anche in questo momento sembra quasi che con l'umidità a zero l'auto tenga di meno di prima rispetto a prima. Comunque tutta questa variabilità meteo ha diciamo spaesato anche gli avversari, che penso si siano fermati anche loro più di una volta. Perché dall'avere quasi un minuto di ritardo mi ritrovo adesso ad avere 20 secondi di vantaggio. Non so cosa sia successo di preciso. Io di pit ne ho fatti due.
Adesso ho praticamente un minuto di vantaggio, quindi rendetevi conto di come sono queste gare. Imprevedibili. Credevo di non riuscire a raggiungere neanche la decima posizione a un certo punto, e adesso mi ritrovo a essere primo con un minuto di vantaggio. E ripeto, in questo momento che l'umidità è a zero e che comunque dovrei avere più controllo sull'auto, sto facendo più fatica rispetto a prima con l'umidità 25. Sì, le gomme si sono consumate, ma sono ancora 6-7 dietro. Più della metà. Va bene. Mamma mia, che potenza. Perfetto. Dai. 24 minuti giusti. Toyota 7. Addirittura c'è seconda la Toyota 7. Non l'ho nemmeno vista. E forse è stata avvantaggiata dal fatto che avesse meno potenza da gestire rispetto a tutte le altre. Perché comunque gestire su una gara praticamente bagnata a un'auto del genere non è stato semplice. Sì, la variabilità è eccessiva. Troppo variabile. E quindi, ottimo, anche questa 24 minuti di Spa, che ovviamente si rifà alla 24 ore, è stata vinta. Beh, direi che stanno andando bene queste gare qui della Super, alla fin fine. Vediamo un po' quale sarà la prossima. Se non sbaglio, avevo visto qualcosa all'Ascari, forse. 10 giri dell'Ascari, se non sbaglio. Vediamo un po'. Ah, ho vinto qualcosa. Probabilmente ho fatto metà delle stelle della Super. McLaren, perfetto. McLaren F1-94, famosissima. Beh, arancio è bella, però la prenderei nera. Mi ricordo in Need for Speed c'erano queste auto. Costavano un sacco di soldi. Usarla no, per ora no. Sì, esatto, la prossima è una sfida di 10 giri all'Ascari, sembrerebbe una gara con le supercar. A vedere così, vedo una Lambo, una Zonda. Quindi magari ci sta a utilizzare una supercar, Ferrari, Lamborghini, Pagani, vedrò un po' cosa fare. Quindi per la prossima sfida di 10 giri all'Ascari.